Un Marigliano rinfrancato prova a far paura al Cicciano, sempre alterno il team di Giuliano Napolitano. Andiamo a vedere le fasi salienti del match con l'iniziativa dello Sporting Club, con la grande risposta della difesa del Cicciano che si salva anche in questa circostanza per l'errore sotto misura. Qui ci prova Pizzini con l'uscita di Battistone, ancora Sporting Club Marigliano con questa iniziativa, bravissimo Infante a negare il gol agli avversari. La ripartenza del Cicciano con questo tocco sotto che finisce alto sulla traversa, poi ancora la puntata, la parata doppia di Infante, miracolosa nella circostanza, il calcio di punizione di Buonaguro deviato da Battistone, poi di nuovo questo 1-2 con la grande risposta di Infante. Buonaguro fa tutto da solo come il suo solito, ma calcia sull'esterno della rete non trovando lo specchio della porta. Polemica nell'intervallo con il portiere Infante che non rientra in campo. Andiamo a vedere cosa succede nella ripresa, cambia completamente il volto del match. Attenzione qui allo Sporting Club Marigliano, questa ripartenza lineare, il tocco al centro, arriva il gol del vantaggio targato Terracciano dopo un minuto, sorprende l'estremo difensore avversario. Ancora il tentativo adesso del Cicciano con la palla che finisce sulla barriera, vediamo qui inquadrato il nuovo entrato, poi ancora il tentativo dello Sporting Club Marigliano che va vicino al gol e lo trova con il raddoppio per gli ospiti targato Mautone al 39esimo. Il Cicciano non riesce a reagire, non riesce a rientrare in partita, lascia campo alle ripartenze dello Sporting Club Marigliano e arriva anche la rete dello 0-3 al 43esimo con Veneruso, bravissimo a farsi trovare pronto sotto misura. Il lancio in avanti di Battistone, qui con un pizzico di fortuna arriva anche il gol del 0-4 targato Tomasone. La partita praticamente finisce qui perché il Cicciano è in bambola, non reagisce nella ripresa. Ancora un'iniziativa dello Sporting Club Marigliano con questa conclusione di destro che finisce sul fondo e poi il Cicciano che prova a venire in avanti e qui con questa bella azione in verticale arriva il gol di Napolitano al 50esimo, ma è soltanto un fuoco di paglia perché trova ancora la rete con Cretella il Marigliano, quello dell'1-5 nel finale. Questa iniziativa fermata sulla linea e poi praticamente allo scadere c'è il gol di Carfora che fissa il punteggio definitivo sul 2-5 per un Marigliano che vince in trasferta la sua prima gara di questa stagione. Il solito Cicciano da rivedere.